Al comunale di Villa Vomano punti pesanti in chiave salvezza tra Ponte Vomano e Paterno. I gialloneri vogliono tenere vive le speranze di una salvezza diretta, i nerazzurri invece vogliono mettere fieno in cascina per un finale di stagione tranquillo. Si gioca in una bella domenica primaverile con il caldo che invita i tifosi a sedere numerosi sugli spalti, sole che chiama ad un'abbondante rinfrescata. Mister Capitanio opta per un 4-4-2 a trazione offensiva con Gentile e Maranella larghi sulle fasce a supportare il duo Pallitti-Manuel Di Sante. Mister Torti, come spesso accaduto in questa stagione, deve rinunciare a diverse pedine. Allo squalificato Sassarini si aggiungono diversi infortunati a causa dei quali il tecnico opta per Cone e Stornelli come mezzali, mentre Cordischi e Cancelli agiscono ai lati di Mastroianni. Dirige il signor Marchetti dell'Aquila, coadiuvato da Chiaveroli e Annalisa Giampietro. Consci di giocarsi un match da dentro o fuori, i padroni di casa partono più determinati e dopo 10 minuti producono la prima occasione. Gentile controlla un pallone in area ma la sua conclusione si alza sopra la traversa. Passano 5 minuti a provarci Davide Di Sante ma il suo tiro al volo si spegne al lato. Al 18esimo lo stesso numero 4 ci prova da punizione ma la mira non è quella giusta. Un Paterno attendista si affida a qualche guizzo di Cordischi ma senza creare vere occasioni da gol. Al 32esimo per questo atterramento il direttore di gara concede una punizione da 20 metri per i locali sul quale Manuel Di Sante disegna una traiettoria imparabile per Di Girolamo. 1-0 Ponte Vomano, quinta rete stagionale per il numero 10. La rete incassata suona da sveglia per i ragazzi di Mister Torti che un giro di lancette dopo si rendono pericolosi. Stornelli con un'azione caparbia arriva dinanzi al portiere senza però riuscire a calciare. Lo stesso numero 32 poco dopo calcia a botta sicura dal limite trovando la risposta di Farnese. Si va a riposo sull'1-0. Nella ripresa cambia il canovaccio del match, gli ospiti si rendono più propositivi mentre i ragazzi di Capitanio, Guardinghi in difesa, provano a pungere in contropiede, ma il nervosismo fa sì che il minutaggio di gioco effettivo sia ridotto al minimo. Al 13esimo Albertazzo ha una buona opportunità su punizione ma il suo destro termina alto. Al 17esimo Manuel Di Sante cerca il rigore ma per il direttore di gara è tutto regolare e 2 minuti dopo crea più di un grattacapo a Di Girolamo con una punizione velenosa. Allo scoccare della mezz'ora punizione fotocopia ma questa volta è il Di Sante che calcia Davide e con una soluzione simile beffa Di Girolamo siglando il 2-0. Doppio vantaggio Ponte Vomano e Paterno colpito ancora una volta da un piazzato. Non sono fortunati gli ospiti che da corner colpiscono la traversa. Al 34esimo Gentile, il migliore in campo, avrebbe l'opportunità di chiudere i conti ma il suo destro sbatte sul portiere. Sul ribaltamento di fronte nasce una mischia in area che Mastroianni non riesce a ribadire in rete. Lo stesso numero 9 si fa perdonare al 44esimo quando riceve il cross di Cancelli e dall'area piccola in sacca in rete il pallone del 2-1. L'ultima occasione del Ponte Vomano è con Francia che su punizione chiama al grande intervento il numero 1 Marsicano. L'ultimo assalto di marca nerazzurra con una punizione che oltre all'espulsione di Maranella non ha nulla da offrire. Finisce così un 2-1 che accorcia le distanze tra il Ponte Vomano e la salvezza diretta. Ora sono solo 2 le lunghezze dal tandem Nereto Cupello mentre i ragazzi di Mister Torti vedono ridurre il gap dalla zona rossa con la consapevolezza però che per stare tranquilli occorreranno altri sforzi seppur minimi. Le interviste di Mattia D'Achille. Noi 4 giornate fa eravamo a 35 punti, pensavamo non di poter salvarci facile, ma comunque a 7 gare dalla fine non erano pochi. Abbiamo perso 3 gare consecutivamente e ci siamo ritrovati sotto la vittoria di oggi. Abbiamo scavalcato sul Nero Stellati, ma la zona è sempre calda. Sapevamo che era una partita molto chiusa a livello tattico, non è stata una bella partita. Per cui chi faceva gol per primo sicuramente portava a casa la vittoria. L'ha fatta prima il Ponte Vomano, non ora il Ponte Vomano. Però è ovvio che noi non siamo tranquilli,